Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Al GF VIP si scatena la tempesta perfetta, richiesta l'espulsione per la coppia di concorrenti nella casa di Cinecittà. La prossima puntata del reality per antonomasia si preannuncia alquanto scoppiettante. Per la seconda volta, infatti, il popolo del web sta reclamando a gran voce la testa di due concorrenti nel cast. Si tratta delle navigate Patrizia Rossetti e Vilma Goic. Dopo aver smaltito la quarantena all'esterno della casa, la cantante e la conduttrice hanno fatto ritorno all'ovile televisivo. Negli ultimi giorni Patrizia e Vilma hanno dimostrato palese insofferenza nei confronti della giovane Micolin Corvaia, scatenando la reazione durissima della rete. Vediamo nel dettaglio cos'è accaduto. GF VIP, Patrizia e Vilma rischiano grosso. Durante una festa organizzata dagli autori, Vilma e Patrizia si sono appartate, commentando spietatamente la mise scelta per l'occasione da Micolin Corvaia. Dopo essersi soffermata sulle calze strappate, la conduttrice Mediaset ha criticato apertamente la propensione all'alcol della giovane. Quanto cao beve quella ragazzina? Patrizia ha inoltre asserito, se io fossi un uomo, è l'ultima persona che guardo, seguendola poi con uno sguardo sprezzante. Anche Vilma Goic ha aderito alla crociata, dipingendo Micol come una strona, e augurandosi anche, io vorrei che lei si ubriacasse. E Patrizia, di rimando, sì, per vedere che cao succede. Insomma, l'accanimento delle due attempate concorrenti rischia di ricalcare il precedente occorso con Marco Bellavia. Anche in quel caso gli utenti avevano bombardato la redazione del programma di protese e minacce di boicottare gli ascolti, arrivando persino a coinvolgere gli sponsor del GF VIP 7. Prendete provvedimenti, reclama un utente. Già dopo la storia di Marco dovevano essere cacciate. Basta. Gli autori del programma dovranno affrontare l'ennesima bufera mediatica, in un'edizione che ha già creato scalpore per i comportamenti di Ginevra Lamborghini, Gegia, Giovanni Ciacci ed Eleonor Ferruzzi. In più, anche l'avvento del Covid-19 in casa ha decimato il cast per qualche giorno, influendo sulle dinamiche del format. Che succederà durante la prossima diretta? Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.